ed è bellissima l'inquadratura che ci ha regalato il nostro elicottero di ripresa. Un sole splendido ha fatto da cornice alla seconda giornata di passaggio della Carovana Rosa sulle strade bellunesi in questa 102esima edizione del Giro d'Italia. La 19esima tappa Treviso-San Martino di Castrozza è andata in scena passando infatti anche per il Passo San Boldo, dove i corridori hanno affrontato la prima vera salita di giornata per proseguire poi con la discesa e un tratto pianeggiante fino a Feltre. E da lì poi hanno continuato ancora sulle strade bellunesi fino a raggiungere la Monna per concludere infine la tappa in salita fino a San Martino di Castrozza. Borgo Valbelluna e tutto il territorio bellunese si è vestito a festa per accogliere al meglio l'attesissimo passaggio del Giro, con un vero e proprio tripudio di rosa dappertutto su strade, abitazioni, piazze e monumenti. Grande emozione naturalmente alla vista degli atleti distaccati fra primo blocco e quello principale in piazza Tina Merlin di Trichiana nel comune di Borgo Valbelluna di circa 7 minuti. Tutta la famiglia oggi a fare il tifo, anche i più piccoli proprio! Sì, che bello! È stata una bella emozione? Sì, perché quando passano nel tuo paese è proprio emozionante. È lo sport più bello del mondo! E ovviamente siamo qui al Giro perché, come vedi, appassionati di ciclisti e approfittiamo del fatto che il Giro dopo circa 50 anni ripassa via San Boldo, è un'occasione da non mancare. Adesso sono qua che mi godo la giornata e i ciclisti. Molte sono state inoltre le iniziative collaterali e gli eventi per festeggiare il Giro. Fra questi, per esempio, la notte trichiana si tinge di rosa, proposta dalla locale Proloco, con giochi e iniziative varie in tema di cicloturismo. In attesa poi della grande notte rosa, che precede la tappa numero 20, Feltre, Croce Daune e Monte Avena, del 1 giugno.